L'intelligenza artificiale ha dimostrato di risolvere con grande capacità, con grande precisione, dei compiti molto specifici. Per passare da questi compiti specifici a un'intelligenza artificiale che veramente ci possa aiutare nelle grandi sfide che riguardano la salute, che riguarda il lavoro, che riguarda le città che devono essere sempre più vivibili, bisogna passare da questi compiti specifici a un'intelligenza artificiale che integri diversi approcci di diverse tecnologie. Quindi, ad esempio, intelligenza artificiale che impari dai dati, ma anche dai modelli. Un medico chiaramente ti sa dire se quel dato è un dato importante o meno, se lo deve scartare o se invece ti può aiutare a cambiare il modello e cambiare decisione. Questo misto di diverse tecnologie è quello che ci può dare una nuova intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale che noi chiamiamo Integrative AI, e questo è il nostro spoke, il nostro obiettivo nel progetto FAIR del partenariato di intelligenza artificiale, è quella che ci permetterà di fare questo salto, di fare delle cose veramente utili per la salute, per aiutare le persone che soffrono per una malattia, ma anche per prevenire le malattie, quello che ci aiuterà a far sì di costruire delle industrie, forse al di là ancora di quelle del 4.0, ancora aziende dove l'automazione lavora assieme alle persone, ci permetterà ad esempio di avere un'intelligenza artificiale che ci può aiutare nell'agricoltura, un'agricoltura più sostenibile, un'agricoltura che forse consuma meno acqua, meno pesticidi ed è più verde, e ci potrà permettere anche di fare delle cose molto utili per la pubblica amministrazione. Integrative AI vuol dire mettere assieme diverse tecnologie di intelligenza artificiale, e non si tratta solo di avere diversi moduli e farli parlare, si tratta proprio di fare una nuova teoria più olistica che comprenda tante diverse discipline e tante diverse competenze. È un po' il motivo perché FBK, la Fondazione Bruno Kessler, è leader proprio di questo spoke, di questa parte del progetto di FAIR, del partenariato sull'intelligenza artificiale, è perché FBK effettivamente al suo interno ha queste diverse competenze. Abbiamo chi ne sa tanto di apprendimento dai dati, chi ne sa tanto di logica, ma non solo nelle materie scientifiche, anche chi ne sa di sociologia, chi ne sa di psicologia, abbiamo degli accordi per lavorare con chi sa di diritto, e tutte queste cose di linguaggio, tutta la parte linguistica, tutte queste cose messe assieme e lavorando in una forte sinergia possono, e trovando dei modelli comuni, possono fare un grande salto, possono aiutarci a fare una nuova intelligenza artificiale che ancora non esiste.